sentire in studio direttamente dalla voce degli artisti quella che è la loro musica. Vorrei salutare intanto e ringraziare per essere venuto qui a Che Gran Serata su RF101 il nostro amico Emanuele D'Urso. Buonasera, sì, Emanuele. Ciao Beppi, grazie mille per avermi invitato qui, per me è un grande onore essere qui con te adesso. Grazie, grazie, molto gentile. La cosa carina è che praticamente, insomma, è nato così questo incontro che ha a che fare proprio con uno dei tanti artisti che la provincia produce, quindi sì, tu sei della provincia di Grigento. Sì, sono di Castel Termini, saluto tutti i castelterminesi in ascolto. Sì, siamo stati di recente proprio perché ci avete una bellissima festa che è quella del tataratata, esatto, ed è stata molto carina, molto bella, l'abbiamo vissuta intensamente. Quindi, però tu ami cantare, da quanto tempo canti, da quanto tempo fai musica? Guarda, praticamente faccio musica da quando sono nato, perché già a 4 anni, 5 anni già strimpellavo i primi strumenti, la pianolina, un po' di chitarra, poi piano piano ho iniziato a fare questa cosa. Fino ad oggi non mi sono mai fermato, quindi cerchiamo sempre di andare avanti, di fare sempre delle cose interessanti, soprattutto per l'anima, perché alla fine chi fa musica lo fa per quello, non lo fa per vanagloria. Tra l'altro hai anche un'esperienza, magari di questo ne parliamo più diffusamente dopo, che ti ha portato all'estero per tanti anni. Sì, no? Ho avuto questa bella sorpresa qualche anno fa. Mi sono ritrovato nel posto giusto, al momento giusto, ed è nata questa collaborazione che mi ha portato in Russia, in Belgio, e insomma a fare delle belle esperienze. Bene, di questo poi parliamo un po' più in là. Vorrei che praticamente intanto parliamo del primo brano che andremo a sentire, così magari lo iniziamo a preparare in playlist. Il primo brano che ci proponi. Sì, allora, il primo brano che vado a proporvi si intitola Ti troverai. Diciamo che è stato quello che ha dato il là a questo mini album che ho autoprodotto così. Ti troverai a cosa fa riferimento? Ti troverai, parlo un pochettino di quello che è il viaggio della vita, cioè questa ricerca continua di se stessi, delle persone giuste, dei luoghi giusti che ti portano sempre a metterti in gioco, a metterti in discussione fino forse a trovarti prima o poi. Quindi potrebbe essere uno stimolo questo appunto per dire che la ricerca a volte porta a dei risultati. Assolutamente, sì. Allora, tu sei pronto, sei sereno, tranquillo, sì, possiamo sentirti live, che gran serata qui su RF101, quindi adesso io certo. Mi porgo la cuffia, mi metto da parte e ci godiamo il tuo brano. Ti troverai Emanuele D'Urso, anche gran serata su RF101. Una coscienza
dai pregiudizi che tu gli imporrai, e ricercherai il tuo posto nell'immenso del creato, nei secondi del tuo tempo, e troverai la libertà che avvolgendoti consola le tue lacrime perdute. Prenderesti la sua mano e correresti per il mondo, libero in silenzio e senza dire una parola, e basterebbe un solo sguardo a placare i tuoi bisogni, a sedare le paure che ti lasciano i tuoi anni, e ti troverai a guidare un giudizio universale, a decidere quel che buttare, ciò che vuoi tenere. Ti troverai a scoprire cose che non vuoi capire, e ti troverai a cambiare. Il primo pezzo che Emanuele ci ha proposto, quindi accomodati pure. Ok. Bene, quindi allora questo brano che abbiamo appena sentito, la novità che praticamente... Parlaci un po', dici di che anno è, come è nato, insomma, come l'ispirazione è venuta, cioè almeno l'anno, di quanti anni allora, fa? Allora, è la canzone di circa 2 anni fa, è una canzone che nasce appunto dopo l'esperienza che ho affrontato in Russia, quindi... di ritorno da quel viaggio, dalla prima tornata di tournée, diciamo. Quindi in Russia sei stato, che anno era, detto? Quindi 2 anni fa. Quindi nel 2016, insomma, sì. Quindi sì, un'esperienza, sì. Per quanto tempo sei rimasto lì? Dal 2015 al 2017 sono andato e tornato per la bellezza di 6 volte. Ah, è diventata una routine. Sì, tra l'altro un viaggio molto, molto lungo, molto complesso, 3 scali, 24 ore, anzi anche di più a volte, tra viaggi, attese, in aeroporto. Ma dimmi, adesso in Russia ci sono i mondiali, non è che magari torni nuovamente lì? Eh no, perché l'Italia non c'è, quindi non sono molto orgoglioso di andare lì adesso. Non è il momento di andare lì, no, per no, adesso, almeno facciamo un'altra volta. Facciamo passare sto periodaccio per noi, purtroppo che non ci saremo, pazienza. Però torniamo alla musica, che almeno quella lì ci dà sempre del buon umore, ci regala sensazioni, emozioni. Abbiamo sentito questa prima traccia, però insomma il lavoro che c'è dietro, quindi quello che ti porti è riguarda anche tante altre novità riguardante appunto la musica prodotta da Emanuele D'Urso. Sì. Noi abbiamo sentito questo primo brano, molto bello, molto interessante, complimenti anche per la voce. Grazie. Cos'altro c'è in pentola? Cosa è buono? Allora, diciamo? Attualmente ci sono diverse situazioni. La più importante è, attualmente sto mettendo su un trio acustico con cui portare in giro la mia musica e anche altra musica interessante, ecco. Ancora siamo un po' in fase di sviluppo, quindi lavorando. Di progettualità. Siamo in fase di progettualità. Stiamo cercando di mettere su qualcosa di carino, abbiamo fatto, diciamo, dei test. Degli esperimenti. Sì, degli esperimenti. In pubblico, e hanno funzionato. Speriamo che in 3 riusciamo a coinvolgere tanto il pubblico, e quello penso che sia la cosa importante. Beh, certamente. Tra l'altro possiamo dire anche che siamo pronti a sentire un altro brano, che magari dicendoci il titolo e di che cosa parla, iniziamo a prepararlo. Sì, il prossimo brano si intitola Come in un sogno. Beh, Come in un sogno cosa porta all'idea?
Questo qua è un brano travagliato, perché ecco, ha cambiato vita, ha cambiato faccia un bel po' di volte. È nato in un modo, poi si è modificato, poi ci sono state altre migliorie, non so se migliorie, comunque altri cambiamenti. Ed è un brano che semplicemente parla di tutte quelle volte in cui ci troviamo di fronte ad una persona, magari quella che reputiamo la persona della nostra vita, e poi un giorno ci svegliamo e ci accorgiamo che è completamente diversa da quella persona che noi abbiamo conosciuto magari il mese prima. Ma questa è una cosa che può essere legata ad una persona, può essere legata ad un avvenimento, può essere legata a qualsiasi cosa, quel momento di disincanto, no? Quando tu quando credi di aver capito qualcosa e poi disincanto. Ecco. Questo quindi, qua. Diciamo come un sogno, allora. Come in un sogno. Ok, sì. Come in un sogno. Perfetto. A che gran serata, lui, Emanuele D'Urso. Questo brano ci ha fatto sognare, devo dire, no? Perché insomma sono di quei suoni, di quei brani molto romantici, molto
sentiti da un punto di vista sentimentale anche, è vero, diciamo sì. Anche la verità in questo senso, sei un romanticone, eh? Sono un sentimentale più che un romanticone. Ecco. E la tua musica lo racconta, lo trasmette. Mi fa piacere, mi fa molto piacere. Abbiamo sentito due brani, in realtà, insomma, tu ne hai fatti, se non sbaglio, quattro che ti riguardano, comunque sia, no, forse sì, ce ne ho molti di più, è giusto. Quelli che ho portato qui per, la, sì, per l'occasione. Per l'occasione ne stiamo sentendo alcuni proprio per far sentire la stoffa di questo personaggio del mondo della musica nel nostro territorio, ed è molto carino poter ospitare gente che ha delle qualità, gente che comunque sia apprezzata. Parlavamo della Russia prima e lo continuiamo a dire, anche perché dal momento che tu sei un cantante hai avuto delle esperienze che ti hanno visto protagonista in Russia, in Belgio. Sì, 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 assolutamente. Come, sì. Come reagisce il popolo russo, comunque il pubblico di quelle zone, quando allora, sente la musica romantica italiana? Il popolo russo è assolutamente innamorato della musica italiana, soprattutto quella d'autore, quella un po' retro. Sì. Ecco, magari sulla musica moderna chiaramente ci stiamo un po' standardizzando a quelli che sono i canoni internazionali, ci stiamo un po' perdendo di identità probabilmente, però la musica di 50 anni fa è ancora forte, è ancora funziona tantissimo all'estero, soprattutto in quelle zone lì della Russia. Basta pensare, non so, i vari Toto Cutugno, Massimo Ranieri, anche Albano di recente. Albano, certo, Albano lì ha fatto probabilmente la gran parte dei suoi successi. Certo. Si dice che abbia una villa, una casa a Mosca addirittura. Beh, non so se una diceria o no, però. Beh, insomma, Albano penso se lo possa permettere, perché con tanti anni di carriera alle spalle, giustamente, magari qualche soldino da parte l'ha racimolato. Direi. Tornando invece ai progetti che hanno a che fare, parlavi prima di questo trio che hai messo sì. su. Le intenzioni sono quelle di portare avanti un progetto tuo di inediti o avete intenzione di fare qualcos'altro? Allora, fondamentalmente il progetto nasce per altro, nel senso che nasce un pochettino per andare a portare un determinato tipo di musica in determinati contesti. Noi stiamo cercando di riarrangiare tantissimi brani, sia italiani sia stranieri, ma soprattutto italiani, devo dire, di riarrangiarli in una chiave un po' country folk, con un pizzico di blues, di rockabilly, così, in una chiave completamente diversa. E questa diventa una bella musica d'ascolto, una bella musica d'ascolto che però ti permette anche di divertirti, di ballare, comunque ti trascina. Siamo certo. In tre con un basso, un cajon, io con la chitarra acustica, la voce, e riusciamo veramente a creare un bel sound. Siamo nelle fasi iniziali, quindi spero che la cosa diventi ancora. Beh, insomma, le intenzioni sono serie, nel senso sì, che sì, c'è sì, la certo. volontà da parte di tutti, e poi magari si parte da tre per arrivare poi magari ad un numero, non si sa, non o comunque sa. Di rimanere in tre. Questo poi. Se funziona, perché no? Ecco, perché no, infatti. Ma è di te che dobbiamo concentrare l'attenzione questa sera, poi del trio magari ci sarà opportunità in futuro, perché sì. Emanuele D'Urso, insomma, questo nostro amico che ci è venuto a trovare qui su RF 101, ci parla adesso di un terzo brano che andremo a sentire. Come sì, adesso titola? Questo brano è leggermente più impegnativo, si intitola Con i tuoi guai. Con i tuoi guai tocca un tema particolare, che è quella della disabilità mentale. Quando scrissi, ero piccolino onestamente quando scrissi questo brano, che poi anche questo ha visto tante vite, che crescendo si cambia eccetera. È stato scritto nel 2008, se non vado errato, 2006 o 2008, comunque lì tra questi due anni. Tratta appunto questo tema, mi sono fatto delle domande, ho detto: cosa pensa un ragazzo che si trova a vivere una disabilità, oppure cosa farà nel momento in cui magari i genitori che l'accudiscono non ci saranno più e si ritroverà da solo a fare cosa? E da queste domande ho cercato di scrivere un brano che racchiude tanto sentimento, sì, ma anche forse un pizzico di rabbia, non so, poi decidetelo voi, insomma, certo. Non voglio parlare troppo. Bene, lo sentiamo, è importante la tematica, quindi ascoltiamolo con attenzione. Emanuele D'Urso qui a Che Gran Serata con questo brano dal titolo. Grazie. Con i suoi guai. Con i tuoi guai. Con i tuoi guai, ok, prego. Pensieri più profondi che hai,
penso a te, una vita di sorrisi e di fantasia, di giornate da derisi e di ipocrisia, non capiscono il male che fa sopportare la tua verità, questa vita vissuta a metà, non capire che in fondo sei tu. E poi io mi chiedo, silenzio vive dentro te, nei pensieri più profondi che hai. Bene, 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 Emanuele D'Urso, l'abbiamo sentito anche con questo brano, dico, molto profondo per le parole, ma anche per la tematica di cui hai parlato prima, hai indicato, e questo è veramente anche il bello, lo spirito della musica melodica, devo dire, sì, no? Sì, quindi sì, molto, molto orecchiabile, molto romantica anche, poi anche in un certo qual senso che fa riflettere, soprattutto su questo pezzo che abbiamo detto prima è interessante. Tra le esperienze che hai vissuto in questi tuoi anni musicali, ce n'è una in particolare che ti è rimasta impressa? A livello musicale? A livello musicale, certo. Allora, a livello musicale, sempre in Russia. Mi ricordo, mi hanno chiamato quasi, penso che sia stato proprio 2 anni esatti fa, quasi, e mi hanno detto, guarda, c'è il 12 giugno, c'è la festa della città di Perm, che è la città da dove io arrivavo, e poi da lì orbitavamo intorno a tutta questa zona che è abbastanza vasta. Cos'era, una festa del paese, diciamo? Era il compleanno della città, ecco. Un po' contento, un po' scontento, perché comunque è pesante il viaggio, quindi già mi immaginavo le fatiche. Sono andato lì e così eravamo al centro della città e dovevo iniziare a cantare. Io ero dietro le quinte, quindi non avevo idea di che cosa ci fosse davanti. La piazza è molto grande lì, onestamente, però non sapevo cosa ci fosse. Nel momento in cui salgo sopra il palco e ancora c'era tanto spazio libero, perché la piazza è veramente enorme, mi sono trovato davanti più di 100.000 persone probabilmente, 100.000 non so, persone. C'era proprio una platea, a fine serata si sono contate più di 300.000 persone in piazza, quindi io ero un po' all'inizio, quindi più o meno. Beh, e questa qua per me è stata... dei 100.000
di 100.000, diciamo, sì, che come per posso me è dirti, stato... non fans, ma bensì che hanno riempito la piazza. Esatto, cioè, ma 100.000 persone, ragazzi, sono concerti che cosa... fanno i grandi big internazionali. Ovviamente non sono abituato, nel senso che non è che ogni giorno mi capita di cantare davanti a 100.000 certo. persone. Ma la cosa strana è stata che io avevo chiesto al mio manager, ho detto che più, anzi vorrei ringraziare Irina Kuliova, che è la mia manager lì in Russia, Christian Vassallo, che di che qua lo conosco e lo saluto anch'io, quindi lo salutiamo. È il nostro, diciamo, direttore artistico e coordinatore del progetto. Allora, noi giustamente abbiamo parlato di questa bella esperienza. Siamo felicissimi di averti avuto qui, grazie. I tempi, tu lo sai, radiofonici poi ci impongono anche che dobbiamo, ahimè, salutare con tutti quelli che ci hanno ascoltato. Ti senti di salutare qualcuno velocissimamente? Ma guarda, saluto tutti, saluto chiunque mi sta ascoltando perché non ho idea, saluto Christian Vassallo che penso che starà lavorando quindi non mi sentirà ma io lo faccio, saluto Irina Kuliova che si trova in Russia quindi non mi sentirà ma io lo faccio e saluto mia moglie che là dietro il vetro mi ha fatto un sacco di riprese e ringrazio te perché mi hai dato questa bella opportunità. Grazie. E noi ringraziamo Emanuele D'Urso che è stato ospite a Che Gran Serata, ringrazio tutti gli ospiti, ringrazio la parte tecnica curata da Mary D'Agostino, il nostro appuntamento torna mercoledì prossimo. Che Gran Serata qui su RF 101. Ciao, buona serata a tutti. Ciao.